oggi per un nuovo tutorial. Allora, oggi vi faccio vedere questa bella borsa da un punto veramente straordinario, che già vi ho fatto vedere per la realizzazione di un cappello, ma per la borsa vi devo dire che è di grande effetto. Io vado a lavorare con un cordino italiano, un cordino Thai della merceria di Federica e Michele Bigliotta. Nel box informazioni vi metto il link per insomma l'eventuale acquisto. È un cordino abbastanza spesso, io lo lavoro con uncinetto 4, ma vi dico che può essere lavorato anche con un uncinetto più grande per chi lavora un pochino più stretto, quindi insomma valutate voi con che uncinetto volete lavorare. Io vedete, lavoro già dal fondo, quindi inizio dal fondo, così che la lavorazione, vedete, non stacca. Spesso noi lavoriamo il fondo magari con un mezzo punto basso, o col punto basso o mezza maglia alta o maglia alta. Invece in questa lavorazione lavoreremo già dal fondo il nostro punto margherita fino a salire poi, vedete, senza nessun distacco per quanto riguarda la nostra borsa. Vado a mettere dei manici di ecopelle, ma ovviamente per chi non preferisse mettere i manici di ecopelle, potete nel box informazioni vi metto il link come realizzare dei manici, quindi potete realizzare i manici anche di cordino. Chiaramente io solo per la borsa ho utilizzato 500 grammi di cordino, quindi valutate ovviamente che nel caso voleste fare i manici di cordino avete bisogno di più materiale. Quindi detto questo, passiamo al tutorial. Per il tutorial della nostra borsa andiamo prima a realizzare il fondo borsa. Io ho già pubblicato il tutorial del fondo, in modo che se volete realizzare altre cose che non siano borse, quindi sottobicchieri, centrini, sottopiatti, insomma potete usare lo stesso tutorial per fare le stesse cose con qualsiasi altro materiale. Allora, il fondo di mia realizzazione è di circa 23 cm. Quindi io a questo punto mi fermo, come vi faccio vedere nel tutorial del fondo. Chiaramente, se volete un fondo più grande, dovete aumentare con gli aumenti, come vi spiego nel tutorial stesso. A questo punto, una volta che abbiamo realizzato il nostro fondo, la prima cosa che faremo è andremo a prendere la misura del fondo per l'eventuale fodera. Quindi con la base andate a ritagliare la stessa forma di feltro o di una stoffa di cotone, insomma dipende poi voi come volete realizzare la fodera. Se volete una fodera rigida andate a tagliare il fondo di feltro e nel box informazioni poi vi metto il link per la fodera. A questo punto vedete, noi dobbiamo proseguire con la sequenza delle maglie mezze alte in ogni centro del nostro fiore. A questo punto non dobbiamo aumentare più, mentre per allargare il fondo noi aumentiamo ad ogni riga di maglie mezze alte, in questo caso non dobbiamo aumentare più. Quindi come proseguiamo? Allora, abbiamo chiuso, vedete, vi faccio vedere, abbiamo chiuso ad ogni giro fiore, ovviamente quando facciamo il punto margherita entriamo al centro del fiore e chiudiamo in questa maniera qui. Una volta che ho chiuso, lavoro 1 e 2 catenelle e realizzo nel primo foro un'altra mezza maglia alta. Quindi ho due mezze maglie alte, la prima sarà da 2 catenelle e la seconda una mezza maglia alta. Adesso vedete, in ogni foro non dobbiamo fare altro che lavorare due mezze maglie alte, quindi non aumentiamo più, ma lavoriamo sempre due mezze maglie alte. Vedete, in ogni foro due mezze maglie alte. In questa maniera qui. Quindi andiamo a proseguire per tutta la riga lavorando sempre due mezze maglie alte, che lavorerò ovviamente sempre con uncinetto 4 come ho lavorato il mio fondo. Vedete, si forma il punto margherita completo. Quindi in ogni foro, vedete, andate a lavorare due mezze maglie alte e completate la riga. Arrivo, vedete, nell'ultimo foro del fiore e anche qui lavoro le mie due mezze maglie alte, 1 e 2. E vedete, sulla seconda catenella, quindi 1 e 2, chiudo a maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a proseguire con il punto fiore. Quindi realizziamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, all'interno, vedete, della prima, quindi seconda, questa è dove abbiamo agganciato il nostro uncinetto. Nella seconda catenella entriamo e carichiamo un filo.
entriamo nella prossima catenella e carichiamo un filo. Entriamo, vedete, nel punto già lavorato, quindi questo che è un pochino più stretto, ma noi entriamo, vedete, carichiamo di nuovo il nostro filo. E adesso dobbiamo entrare nei prossimi due punti e caricare di nuovo il filo, quindi nel prossimo il filo e nel prossimo ancora il filo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti sull'uncinetto. E chiudiamo tutto insieme e catenella. Adesso proseguiamo sempre in questa maniera. Entriamo, vedete, nella catenella che abbiamo appena realizzato e carichiamo il filo. Dobbiamo entrare in questa parte, però entriamo, vedete, da dietro. Qui si forma come un punto. Entriamo dietro in questa maniera qui e carichiamo il filo. Entriamo nel punto, vedete, dove c'è la lavorazione e carichiamo di nuovo il filo. E poi nei prossimi due, quindi nel prossimo carichiamo il filo e nel prossimo carichiamo il filo. E abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti sull'uncinetto. E chiudiamo, scarichiamo tutti i fili, tutti insieme. E di nuovo una catenella. Ed ecco qui. Quindi di nuovo, vedete, entriamo nella catenella che abbiamo appena realizzato e carichiamo il filo. Dobbiamo entrare in questo punto qui, però da dietro, vedete, si forma come un punto di maglia. Entriamo dietro e carichiamo il filo. Entriamo in questo punto, vedete che è un punto che abbiamo già lavorato. Se lo allargate, ci rendiamo conto, vedete che qui è già lavorato. Entriamo e carichiamo il filo. E poi nei prossimi due, quindi nel prossimo carichiamo il filo e nel prossimo carichiamo il filo. 6 fili, vedete, sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e catenella. Quindi adesso non facciamo altro che ripetere questo giro per tutta la riga, fin dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultima sequenza da lavorare. Come potete vedere, la lavorazione già si alza per la borsa e si alza anche il rigo, vedete, delle due mezze maglie alte, perché noi qui già non abbiamo aumentato, abbiamo lavorato solo due mezze maglie alte in ogni foro senza fare aumenti. Quando andiamo a lavorare, vedete, il punto Margherita, si solleva il lavoro in questa maniera, quindi la borsa già inizia a sollevarsi. Quindi io adesso, vedete, vado a lavorare l'ultima sequenza, quindi entro al centro del fiore. Prendo il punto dietro, entro di nuovo nel punto lavorato e negli ultimi due punti disponibili, quindi uno e due in questa maniera qui, e chiudo, vedete, tutto insieme. Una catenella in questa maniera e non chiudo sulla seconda catenella perché, come vi ho spiegato, questo causerebbe un foro enorme qui. Quindi entro, vedete, nel foro del fiore, quindi nel centro del prossimo fiore. E chiudo maglia bassissima in questa maniera qui. Facendo questo, vedete, la lavorazione viene chiusa bene. Adesso tutta la lavorazione sarà alternata in questa maniera qui. Un giro di mezze maglie alte, quindi due mezze maglie alte, non il centro del fiore, e poi il punto Margherita. Quindi adesso di nuovo lavoriamo 1 e 2 catenelle. E nel centro, vedete, dove abbiamo chiuso, di nuovo entriamo e lavoriamo una mezza maglia alta. Quindi la prima mezza maglia alta sarà lavorata da 2 catenelle e un'altra mezza maglia alta nel foro. Adesso vedete, in ogni foro, quindi non vi confondete, solo ed unicamente nei fori, lavoriamo 2 mezze maglie alte. Quindi nel prossimo foro lavoro 2 mezze maglie alte. 1 e 2 e di nuovo, guardate, un altro foro, 2 mezze maglie alte, 1 e 2, e lo stesso nel foro successivo, quindi per tutti i fori 2 mezze maglie alte in ogni centro del nostro fiore. Questa lavorazione andrà, vedete, a completare il punto Margherita, quindi prenderà proprio le sembianze di un fiore, di una Margherita. Quindi andate a proseguire lavorando 2 mezze maglie alte in ogni foro del fiore. Quando arriviamo, vedete, alla fine, quindi nell'ultimo foro del fiore, ho lavorato le 2 mezze maglie alte, sulla seconda catenella vado sempre a chiudere a maglia bassissima, alla stessa maniera. Quindi chiudo a maglia
bassissima in questa maniera qui. Quindi vedete che il bordo si alza. Se a questo giro vedete che si allarga leggermente la borsa, non vi preoccupate perché poi quando andiamo a lavorare il punto margherita ritorna di nuovo stretto. Allora, di nuovo adesso 1, 2 e 3 catenelle, iniziamo da capo la sequenza del punto margherita. Quindi entro, vedete, nella catenella subito dopo e carico un filo, entro in quella subito dopo e carico un altro filo. Nel punto, vedete, già lavorato, entriamo e carichiamo il nostro filo in questa maniera qui. E nei prossimi due carichiamo di nuovo 1 e 2. E abbiamo 6 fili sull'uncinetto e chiudiamo, vedete, tutto insieme, quindi scarichiamo tutto insieme i nostri fori in questa maniera qui. Una catenella. Adesso lavoriamo tutta la riga in questa maniera. Entriamo, vedete, nella catenella che abbiamo appena realizzato e carichiamo un filo. Entriamo in questa parte, giriamo, vedete, sulla parte retro e carichiamo un altro filo. Entriamo nel punto dove è già stato lavorato, carichiamo un altro filo e nei prossimi due, quindi nel prossimo carichiamo il filo e nel prossimo carichiamo il filo. Quindi abbiamo 2, 4 e 6 punti sull'uncinetto e andiamo a scaricarli tutti insieme, vedete, in questa maniera qui e una catenella. Quindi adesso andiamo a lavorare in questa maniera qui per tutta la riga. Quindi vi faccio vedere un'ultima volta. Entro nella catenella, carico il filo. Entro, vedete, in questa parte, però prendo solo la parte retro e carico il filo. Entro nel punto già lavorato e carico il filo. E nei prossimi due, quindi nel prossimo carico un filo e nel prossimo carico un filo. E ho 2, 4, 6 fili sull'uncinetto. E poi scarico tutti e 6 fili insieme e una catenella. E andiamo a proseguire in questa maniera qui per questa riga e poi dopo chiudiamo sul primo punto fiore, vedete, sul centro del punto fiore e 2 catenelle, iniziamo con 2 mezze maglie alte in ogni centro del fiore. Quindi adesso per tutta l'altezza della borsa alterneremo queste due righe. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe totali ho realizzato e quanti centimetri. Quindi andate a proseguire anche voi. Allora ragazzi, come potete vedere, io ho proseguito per la mia lunghezza. Io vado a fare un totale di 32 righe partendo, vedete, dal fondo, quindi vi conto le righe dal fondo. Ho realizzato le prime due a mezza maglia alta e poi ho proseguito alternando il punto margherita per altre 8 righe. Quindi noi faremo un totale di 8 righe per il fondo, comprese le due di mezza maglia alta. E arriverò ad un totale di 32 righe, ok? Quindi 8 righe più altre 24 per la mia altezza. Quindi il totale dal fondo, quindi vedete dal centro del fondo più o meno, io vi misuro più o meno nel caso voi lavoriate con un altro cordino, ha un totale di 40 centimetri. L'altezza partendo ovviamente dal fondo, quindi contiamo le 10 righe. 2, 4, 6, 8 e 10. Quindi dopo il fondo io ho realizzato un'altezza di 28 centimetri. Quindi l'altezza della borsa sarà di circa 28 centimetri. Adesso io praticamente vado a chiudere. Vedete, io qua ancora devo chiudere. Andiamo a chiudere il punto insieme. Allora ragazzi, noi terminiamo con la riga di maglie mezze alte in ogni centro del fiore. Vedete, termino con le due mezze maglie alte e non vado a chiudere a maglia bassissima, ma semplicemente, vedete, sfilo il filo rimanente e vado ad inserire l'ago con la punta tonda. Adesso guardate dove ho la seconda catenella, dove insomma normalmente avrei chiuso a maglia bassissima da dietro, vedete, entro da dietro e infilo il mio filo. Ho il filo, vedete, in questa maniera qui, entro qui al centro e vado a chiudere la lavorazione in questa maniera. Ovviamente poi
andiamo all'interno della lavorazione e andiamo a nascondere un po' di filo. Quindi nascondiamo un bel po' di filo all'interno in questa maniera qui. Anche questo cordino possiamo saldarlo tranquillamente con l'accendino. Quindi entro un po' di volte, quanto vado un po' più in giù, taglio un po' di cotina e poi vedete la vado a saldare con l'accendino e poi la vado ad attaccare in questa maniera qui, così con la fodera non si noterà. Allora, io ovviamente dopo vado a foderare la borsa. Voi vi raccomando, andate a guardare il tutorial. Io metterò una fodera di feltro perché mi piace che le borse vengano belle rigide. Il feltro dà questa possibilità. La rete è molto scomoda da posizionare, per le principianti è quasi assurda come metodo. Quindi io vi consiglio il feltro, che è molto più semplice. Vi ho fatto anche il tutorial. Adesso andiamo a posizionare i manici. Per i manici abbiamo bisogno di andare a contare i fiori. Io, vedete, conto il centro di ogni fiore. Allora, ho sul mio davanti 28 fori e ho 28 fori anche dall'altro lato. Quindi voi andate a contare i fori che avete, perché poi dipende anche dalla grandezza del fondo che andate a fare, se lo fate più piccolo, se lo fate più grande. Quindi dividiamo a metà, praticamente vedete la nostra borsa. Essendo un tondo non è difficile. Allora, io ho 28, vedete, fori, che cosa faccio? Da qui in poi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi su questo fiore qua io voglio praticamente andare a mettere il manico in questa maniera. Vedete, ci sono i fori, quindi sarà abbastanza semplice andare a posizionare. Quindi sul primo foro andiamo a posizionare un lato del manico. Dobbiamo fare la stessissima cosa anche di qua, vedete? Quindi io qua ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e su quest'altro devo posizionare l'altro manico. Io vado ad usare dei manici di ecopelle, faccio un contrasto di colore molto forte. Ovviamente potete farli anche con un contrasto chiaro. Io ho preferito lo scuro, visto che insomma siamo in una stagione un po' più invernale, ho preferito questo colore scuro, però lo sapete, potete cambiare i colori a vostro piacimento. Adesso taglio un filo di circa 20 centimetri per andare a cucire direttamente alla borsa. Così magari se non avete le viti, non avete le comodità, insomma, per fissarle, sarà più semplice. Allora, guardate, io qui ho il primo foro del fiore. Non faccio altro che posizionarmi così e dentro, ovviamente, da dentro la borsa così e vado con il filo. Entro nel foro e non faccio altro, vedete? Ho così il foro e vado nell'altro foro sottostante. Quindi vedete, ho il fiore e un altro fiore sottostante e vado a cucire. Vado a fermare bene, bene, bene. Ovviamente questa applicazione la potete fare anche con le viti, quelle apposta, insomma, che vendono per i manici, quindi andate a decidere voi. Quindi così, e poi non faccio altro che rientrare, vedete, sempre al centro del fiore, così, entro ed esco, vedete, più volte. In questa maniera qui. Quindi vado a fissare bene bene, ovviamente, vi raccomando, perché i manici devono essere fissati benissimo. Quindi finché riesco ad entrare e ad uscire con il filato, io faccio, vedete, questa cucitura così. Ed ecco qui. Ovviamente ci andiamo a sistemare i fili in modo che sia un po' più ordinato. Ecco qua, e li tiriamo anche da dietro. Quindi andate a sistemarli in modo che siano lineari. Ok, fatto questo, andiamo dietro, vedete, in questa maniera, taglio il filo in eccesso, faccio un bel nodino. Io fodero la borsa, quindi anche il nodino, anche questa lavorazione verrà ovviamente coperta. Taglio e saldo sempre con l'accendino. Faccio sempre questa operazione. Di qua e anche di qua, vedete? Anche di qua.
Ed ecco qua. Adesso, come abbiamo fatto, vedete, di qua facciamo la stessissima cosa di qua, sempre sul decimo fiore. Così andiamo a fissare e poi faremo la stessa cosa dall'altro lato. Una volta vedete che abbiamo posizionato i nostri manici, questo sarà il risultato. All'interno avremo la cucitura che abbiamo saldato, sia di qua, vedete, le cuciture così. Cercate di farle lineari con i fili, mi raccomando. Un bel fondo, vedete, tondo, abbastanza grande. Adesso io vado a foderare la mia borsa e poi nell'anteprima ovviamente ve la farò vedere foderata. Andate a personalizzare ovviamente se volete con una decorazione o lasciarla anche semplicemente così. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, se è così mettete un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella. In più se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni iscrivetevi al gruppo privato delle amiche di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto al prossimo tutorial.